Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi andremo a vedere insieme come ridurre il rumore digitale in una foto. Come potete ben vedere qui, se zoomo, abbiamo tantissima grana qui sullo sfondo e anche qui sul fiore. Quindi, come procediamo per togliere questo rumore? Allora, innanzitutto effettuiamo l'elaborazione standard in Camera RAW. Quindi attiviamo il correzione del profilo, rimuovi aberrazione cromatica, andiamo nel pannello base e vediamo un attimino la temperatura colore. Quindi io la scalderei leggermente, la porto leggermente sul magenta, diminuiamo leggermente il contrasto, abbassiamo un po' le luci e direi che come ombre vanno bene, aumentiamo leggermente la chiarezza, un po' la vividezza e ci siamo. Quindi apriamo la nostra immagine. Una volta aperta la nostra immagine in Camera RAW, come possiamo vedere se zoomiamo al 100%, abbiamo tantissima grana. Quindi come ci muoviamo per ridurre questo rumore? Allora, per prima cosa duplichiamo il nostro livello, quindi premiamo Ctrl J e abbiamo il nostro livello duplicato. Oppure andiamo su sfondo, tasto destro del mouse, duplica livello e facciamo ok. Andiamo su livello 1 che rinomineremo disturbo, quindi andiamo su filtro, disturbo. Riduci disturbo. Come possiamo vedere qui, si aprirà questo pannellino che ci fa vedere in base alla nostra anteprima cosa sta facendo in questo slider. Quindi noi andiamo con la manina qui, andiamo a selezionare questo punto sull'immagine e come possiamo vedere ci fa vedere il fiore. Qui ora abbiamo l'intensità. Se noi la mettiamo a 0, ritorna la grana come prima. Quindi noi aumentiamo al massimo l'intensità. Mantieni i particolari. Se noi aumentiamo questa spunta, ritornerà di nuovo il rumore perché praticamente fa sì che tutti i dettagli della foto riemergano di nuovo. Quindi noi teniamo i particolari a 0 o al massimo a 5%. Poi riduci il disturbo colore, io lo lascio sempre a 25%, evidenzia particolari a 0. Quindi diamo ok. E questa è la prima riduzione del rumore. Questo è il primo passaggio della riduzione rumore. Come possiamo già notare un prima dopo, il rumore è già ridotto notevolmente. Quindi guardiamo anche qui nel centro, come potete vedere il rumore è quasi rimosso totalmente. Quindi noi facciamo unico livello, copiamo di nuovo questo livello con Ctrl J, andiamo su filtro, sfocatura superficie. Qui andando sul soggetto, qui decidiamo di quanto sfocare l'immagine e in automatico si riduce il rumore, ma perdiamo anche tanto dettaglio. Quindi come potete vedere se io porto questo raggio a 93 perdiamo tantissimo dettaglio. Direi di portarci ad un 6 pixel come raggio e di avere una soglia bassa, quindi direi una soglia 10. Anche il raggio possiamo abbassarlo leggermente a 4. Quindi facciamo ok. Come possiamo vedere, un prima dopo abbiamo rimosso davvero tanto rumore. Anche qui, guardate qui sopra, nello sfondo, il rumore è quasi non evidente. Torniamo indietro all'immagine completa, quasi non si nota. Quindi facciamo tasto destro, unico livello. E un'ultima cosa da fare è copiare il nostro livello con Ctrl J, andare su filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Qui selezioniamo un punto dello sfondo e andiamo a sfocare in modo da ridurre notevolmente il rumore, però senza perdere dettagli. Quindi io direi che un 4,2 può andare bene. Premiamo ok e in questo caso andremo a creare una maschera di livello. La maschera di livello si seleziona qui su questo quadratino. Se non sapete di cosa si tratta, poi ne parlerò in un video. Vi spiegherò completamente come funziona una maschera di livello. Quindi clicchiamo con il tasto sinistro e in automatico ci crea una maschera bianca. La maschera bianca sta a selezionare tutta la foto. Quindi questo filtro sfocatura è presente su tutta la foto. Ora noi cosa facciamo? Selezioniamo sulla maschera col tasto sinistro, prendiamo un pennello nero, possiamo premere Alt sulla nostra tastiera e ci spostiamo verso destra per ingrandirlo, verso sinistra per ridurlo, oppure se andiamo in alto abbasserà la durezza, se andiamo in basso aumenterà la durezza. Quindi noi aumentiamo il pennello e facciamo una pennellata qui sul centro con il colore nero. Quindi una volta fatta questa pennellata qui sul centro, come potete vedere, questo filtro agirà solamente sullo sfondo, guardate. E non toccherà i dettagli del nostro soggetto. Quindi facciamo unico livello. E adesso non ci resta che aumentare un po' la nitidezza persa sul soggetto. Quindi facciamo Ctrl J, filtro, altro, accento passaggio. Qui l'accento passaggio va a creare una nitidezza sui bordi della nostra immagine. Quindi se noi aumentiamo troppo, si creerà un alone bruttissimo e fastidioso attorno alla foto. Quindi noi dobbiamo cercare di stare più bassi possibili. Quindi direi che un 2,2 pixel può andare bene. Premiamo ok. E cambiamo il metodo di fusione da normale a luce soffusa o luce intensa. Quindi nel mio caso userò luce intensa. E come possiamo già vedere un prima dopo, abbiamo aumentato di molto la nitidezza.
però abbiamo creato questa nitidezza anche sullo sfondo. Quindi, come ovviare a questo problema? Creiamo di nuovo una maschera di livello, però in questo caso teniamo premuto Alt prima di cliccare, quindi premiamo Alt e facciamo clic. Si creerà una maschera nera, quindi in questo caso questo livello non sarà visibile su tutta la foto. Quindi noi, per renderla visibile solamente sul soggetto principale a fuoco, prendiamo un pennello di colore bianco, clicchiamo sulla maschera e iniziamo a pennellare qui sulle parti dove ci interessa la nitidezza. Facciamo una pennellata veloce e come possiamo vedere un prima dopo si è creata una nitidezza solamente sul fiore. Siamo unico livello e per questo tutorial è tutto. Abbiamo tolto il rumore da questa foto e siamo partiti da questo scatto pieno di rumore, come potete vedere qui, e siamo arrivati a questo. Quindi un ottimo compromesso. 4000 ISO e abbiamo rimosso tutto il rumore possibile e immaginabile. Quindi ragazzi, per questo tutorial è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!